Celebriamo 60 anni da quando si è conclusa con la vittoria questa grande lotta per la libertà. La proclamazione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del dicembre del 48 ha un incipit, un avvio splendido, scrivendo nell'articolo 1: tutti gli esseri umani nascono liberi con la loro dignità, con la pienezza dei loro diritti. Termine che più mi colpisce e che è esatto, le altre parole le ho citate a memoria in modo impreciso, è il termine nascono, il che vuol dire che se si dà una valutazione immediata, si dice una cosa formidabile: l'essere umano non deve dire grazie a nessuno, se nasce uguale agli altri, titolare di diritti primari, libero con la pienezza della sua dignità. Se ha una visione trascendente, se ha una visione spirituale, religiosa, allora dirà grazie a Dio, dirà grazie a un essere supremo dal quale viene nella creazione anche la sua esistenza, e dovrà dire che nascendo libero è l'uomo che con la prepotenza lo priva della libertà, ed è l'uomo che col suo sangue, il suo sacrificio gliela ridona, la fa riconquistare. Questo è il punto del finale 25 aprile del 1945, proprio a Milano, la conclusione, che poi non era finita dappertutto, ci furono ancora sofferenze. Qual è il percorso? Sono 12 tappe che partono da Bari, dove ci fu la primissima riunione di tutti i partiti che avevano detto no al fascismo, alla dittatura, e attraverso Napoli, Catania, Roma, Cagliari e poi Bologna, Padova. Avete sentito l'accenno al professor Marchesi di letteratura latina, che fu rettore in quei giorni, è l'unica università in Italia decorata di medaglia d'oro al valore militare, e giustamente, e poi Firenze e Torino fino a Trieste, con i problemi che c'erano, molto delicati allora, e poi Genova, che fu l'unico posto dove le truppe tedesche comandate da un generale si arresero al CLN, al Comitato Nazionale di Liberazione. Genova conserva l'arma che il generale consegnò, consapevole che se non si fosse arreso avrebbe portato sì a massacrare gente, ma avrebbe anche sterminato largamente, perché doveva passare per delle strade che ormai erano occupate dai partigiani vincitori e non sarebbero passati di lì in modo indenne. E dopo Genova, Milano fu la vittoria. Se guardiamo indietro come è nata questa situazione, è nata perché prima c'è stata la dittatura, 1922. Ebbene, non dimenticare che il fascismo andò al potere nel rispetto delle norme costituzionali di allora, cioè nel rispetto dello Statuto Albertino, il quale diceva che perché nascesse il governo era necessario che il capo dello Stato, il re, regnava Casa Savoia, il re chiamasse
una persona per fare il governo. È chiaro che questa persona doveva dare delle buone probabilità che con il suo schieramento di ministri avrebbe avuto il voto di fiducia. Il re chiamò Mussolini, Mussolini si presentò col suo governo, presentò un programma e ebbe la fiducia. Quindi la nascita è stata rispettosissima delle norme. Allora un primo pensiero fondamentale, attenzione che non è sufficiente nascere secondo tutte le norme, bisogna che un popolo intelligente non si senta tranquillo dopo aver votato e vede che nasce un Parlamento, nasce una maggioranza, qui tutto è fisiologico e normale, ma bisogna stare con l'occhio attento. Infatti non è passato molto. E 1924, io cito un po', non forse le date più importanti, ma siccome è capitato a me l'onore di chiacchierare con voi, io cito quello che mi colpì, che io ricordo, la uccisione 1924 di Matteotti, io avevo 6 anni, però ricordo fortemente i cortei, le polemiche, le discussioni, sono rimasti impressi. Matteotti era la persona più in vista dell'opposizione, aveva fatto un discorso alla Camera di totale opposizione, fu trovato, massacrato vicino al Tevere, dove oggi c'è un cimitero che lo ricorda, a Legnate, 1924. Un regime democratico non uccide gli oppositori o non li fa uccidere. Quindi fu tolto il diritto di voto. Il voto non era il voto così universale come c'è oggi, noi diciamo è a suffragio universale, tutti i cittadini in quanto tali sono chiamati. Allora era per censo, cioè era per categorie di persone che avevano i titoli per essere riconosciuti idonei a votare, però fu tolto con il tono che hanno le dittature quando fanno queste cose, che danno la sensazione di dire caro cittadino cerco di alleggerirti dagli impegni, quindi il tono è sempre un tono di una pericolosa amabilità. E furono colpiti prima i comuni, le province. Il sindaco si chiamò Podestà, il presidente della provincia si chiamò Preside, io sono solito ricordare che facevo il ginnasio, come si chiamava allora, e siccome c'era il preside del liceo ginnasio della mia città di Novara, quando mi spiegarono che c'era il preside della provincia incominciai a fare delle prime confusioni costituzionali, perché non capivo qual era la concorrenza. Certo che a questo punto si può dire, come siete pignoli, è così grave cambiare dei nomi, no? I nomi si possono cambiare, va a gusto. La verità è che il sindaco era eletto, il podestà è nominato dall'alto, il presidente della provincia era eletto, il preside era nominato dall'alto. Interessante questa formula, nominato dall'alto. Perché bisogna vedere se l'alto è legittimo. Ora l'alto è quello che è nato legittimamente, ma che togliendo il voto aveva già calpestato fortemente i diritti del cittadino. Quindi non era più un'autorità legittima. E che legittimità aveva di nominare dall'alto delle cariche che il popolo ha diritto di scegliere liberamente? Poi la libertà di stampa tolta totalmente, la chiusura dei partiti, per cui rimase un partito solo, sindacati non se ne parla, un sindacato unico. 1930 capitò un fatto che io ho vissuto in casa, avevamo una famiglia, papà, mamma, 2 figlioli, l'unico introito era che mio padre era impiegato alle poste, aveva vinto un concorso. Aveva vinto un concorso perché lo Stato ha detto ci sono X posti, chi si presenta che ha questi titoli può fare il concorso. Fatti gli esami ha comunicato, tu hai vinto perché hai fatto degli esami ottimi,
Quindi scegli le sedi. Dopo anni che c'è avvenuto questo contratto e uno lo ha rispettato, lo Stato inserisce una condizione di cui non si è mai parlato. O tutti vi iscrivete al partito fascista, che era l'unico esistente, o siete mandati a casa. Mandati a casa vuol dire non avere come vivere. Tanto è vero che quella iscrizione generò delle tessere che furono chiamate la tessera del pane, perché effettivamente era la costrizione vergognosa, è stato un passo di una illecitità, antigiuridità, vergognose. E però questo lo fece un governo, quindi 1938, legge razziale. Tu sei ebreo, tu non hai i diritti degli altri. Ho sempre raccontato ai giovani, lo ripeto a voi oggi, che quando ho sempre avuto, dal momento in cui ho iniziato gli studi universitari, un rapporto, quando mi è capitato, di grandissimo rispetto per il mondo ebraico. Sul piano religioso non c'è dubbio che rappresentano un precedente, il prius, l'Antico Testamento al quale si aggancia il Nuovo. Quindi ho sempre avuto, vado da deputato all'Assemblea Costituente, vado a una cerimonia, i primissimi tempi, della comunità ebraica e sento in un discorso una cosa che non sapevo, intendiamoci, di cose che non sapevo allora, ne avevo moltissime, con l'età sono aumentate. Questo ve lo dico perché vi confortiate se adesso dite delle cose che non sapete. E ho sentito questa frase che non ho mai dimenticato. Ma noi, comunità ebraica, siamo su questo territorio da prima che ci fossero i romani. Ma questa è storia millenaria. E a questa comunità, che aveva una precedenza assoluta, arriva qualcuno e dice: tu non hai più i diritti come gli altri. 38, vedete il crescendo come, avvicinandosi al crollo, diventa pesante. 2 anni dopo, dichiarazione di guerra. Dichiarazione di guerra che creò delle situazioni, vorrei dire, di vergogna anche dei nostri soldati, perché fu fatta la dichiarazione contro la Francia e l'Inghilterra, e la Francia era in ginocchio. Già il governo francese aveva lasciato Parigi e il giorno dopo, 2 giorni dopo, le truppe di Hitler sfilavano in Parigi. Il re, il capo dello Stato, queste cose che ho detto quando erano, sono nate per leggi, le ha firmate tutte. Tutte. Ai primi segni ci sono state persone che hanno reagito, le persone che hanno la forza di dire di no e di andare controcorrente sono sempre una minoranza, sempre, ed è anche logico. Se noi guardiamo per esempio che cosa ha fatto la Chiesa, di qualunque fede uno sia, il fatto storico è di grande interesse. L'impero romano chiese di bruciare l'incenso all'imperatore perché questa religione nuova dei cristiani non era ammessa, era perseguitata. La Chiesa ha scritto l'elenco dei martiri, cioè di coloro che, non avendo bruciato l'incenso, ci hanno lasciato la pelle o sono andati nell'anfiteatro assaliti dalle belve feroci o sono stati impalati sulla via Appia e dati fuoco, coperti di pece. C'ha l'elenco dei martiri, non ha mai fatto l'elenco di quelli che hanno bruciato l'incenso, che certamente sono stato di una maggioranza enorme, chi per paura, chi per la famiglia, chi per mangiare, ecco, la tessera del pane. Se io non brucio, ho figlioli a casa, lavoro solo io, sono pagato dallo Stato. Non l'ha mai fatto e ha sempre avuto una comprensione enorme. Ci sono dei documenti dei primi cristiani che sono formidabili nel dire: non perdete i contatti con costoro, aiutateli, state vicino, hanno sbagliato.
cioè c'è una forma di comprensione. Il fascismo invase un mondo di gente semplice, invase un mondo di media borghesia, di alta borghesia. Quando arrivò a Roma fece un gesto per nominare i governatori, si chiamava governatore quello di Roma, prendendo persone delle famiglie nobili, il principe tale, il marchese tra l'altro, il conte, per dare la sensazione che non imponeva dei nomi suoi, ma perché li ha presi? Perché erano famiglie che erano tutto sommato vicine, accettavano, erano d'accordo, era un governo che aveva messo ordine. Mettere ordine calpestando i diritti fondamentali della persona, ma certe volte si guardano le cose piccole perché interessano e le cose grosse si lasciano passare, ma questo nella storia è capitato più di una volta. Quelli che non hanno ceduto sono finiti o sotto il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che era un tribunale politico fatto dal fascismo che dava fior di condanne di decenni, molti hanno scontato pesantemente, o sono scappati all'estero, e chi è scappato all'estero perché aveva un familiare o aveva una persona amica, che è scappato all'estero al buio, ha provato fame, stenti, di tutto. Ci sono stati quelli che sono stati raggiunti perché pericolosi e fatti fuori all'estero. È iniziato questo periodo di persecuzione, c'è un'associazione oggi, che è l'Associazione dei Perseguitati Politici, dove ci sono cari amici che io conosco, che hanno pagato duramente, non dimentichiamoli, perché in genere, quello che sto per dire, tocca il periodo che è venuto dopo. Questo è un mondo di persone che ha visto i segnali di un fascismo che diventava regime, diventava dittatura e ha iniziato a battagliare contro. Nel marzo del 1943 sono iniziati degli scioperi. Mi è capitato anche l'onore di andare a parlare per rievocarli. Questo è stato il momento in cui si è vista la rottura di un mondo operaio, di un mondo popolare col fascismo. Tenete conto che il codice penale fascista prevedeva lo sciopero come ipotesi di reato, quindi come il furto, come la rapina, come l'omicidio, come la violenza. Allora, avere il coraggio di compiere un'azione prevista come reato dal codice è stato un fatto. Il Gran Consiglio lo mise in minoranza, si presentò al re e il re lo fece arrestare. Credo che sia inutile ogni commento, potrebbe anche averlo fatto per sottrarlo, perché esplose una gioia popolare, busti di Mussolini buttati dal balcone, quadri, ci sono anche delle posizioni eccessive, capita sempre quando esplode, ma insomma dopo anni, più di vent'anni, dopo, anzi in presenza di una guerra disastrosa che non si vedeva prima di cominciare, era spiegabile anche quale potesse essere la reazione. Caduta del fascismo, nasce il governo Badoglio. 25 luglio, non passano 15 giorni, 8 settembre, il famosissimo 8 settembre, armistizio. Ci trovammo allora, l'8 settembre, in una situazione incredibile. Era nato questo governo Badoglio, l'armistizio presentò, io sottolineo dei punti, forse ce ne possono essere anche degli altri, anzitutto dolorosamente lo sfascio dell'esercito. Pensate, lo ricordo molto bene perché ci fu un processo allora di un certo peso che coinvolse qualche generale di quel settore,
sul fronte francese c'era la quinta armata, la quarta armata in perfetto assetto di guerra, migliaia di persone, non aveva sparato un colpo, si è sciolta come la neve al sole. Se non ricordo male, era agli ordini del generale Armellini, aveva capo di stato maggiore, un generale anche eroico per altre ragioni, Zabucchi, un torinese. E proprio dallo scioglimento nella mia allora provincia di Novara, due fratelli militari di carriera siciliani, i fratelli di Dio, anziché riuscire come certi hanno fatto e poi si sono anche arruolati quelli che sono tornati nel sud nelle loro famiglie, quando ci furono arruolamenti per avere un'unità a fianco degli alleati, che era importante per mille ragioni, ripresero le armi. Questi invece non partirono, non tornarono, andarono in montagna e morirono tutti e due sulle montagne della nostra terra di Varese, tutti e due siciliani giovanissimi, molto bravi, due medaglie d'oro. Io ricordo che per anni, quando c'era qualche ricorrenza, arrivavano i genitori, persone molto semplici, e il padre con queste due medaglie d'oro al petto. Questo grande contributo di persone di ogni parte d'Italia. Perché la seconda cosa dopo lo sfascio dell'esercito fu l'occupazione tedesca totale. È un'occupazione pesante, particolarmente pesante. Nasce la Repubblica di Salò, la Repubblica Sociale, RSI, Repubblica Sociale Italiana. Mi piace, anziché fare discorsi difficili, tanto non li so fare, questa è una Repubblica, è uno Stato che non poteva avere, come posso dire, un ubicum system serio, un essere riconosciuto e riconoscibile, perché nasceva sotto un tallone di esercito occupante. Il discorso è un discorso di immediata visione. Quando c'è un esercito che occupa, non si può pensare che quando nasce da quell'esercito e consentito da quell'esercito nasca uno Stato. Poco alla volta, con una certa rapidità, ci fu un passaggio commovente. Certo, il mondo dei partigiani non avrebbe potuto fare quello che ha fatto se non avesse avuto l'appoggio e l'affetto, l'amore e la capacità di rischio della gente. Questo legame è stato veramente una forza che poco alla volta divenne sempre più ampio, più convinto. I tedeschi incominciarono a manifestare una ferocia incredibile. Questa ferocia si vedrà ancora moltiplicata nel momento in cui i tedeschi, che stanno cercando di frenare la fatale sconfitta, spostano continuamente il fronte perché sono incalzati dagli alleati che sono sbarcati in Italia, prima in Sicilia, e quindi nella ritirata si può dire che hanno lasciato una impressionante scia di sangue. Adesso non vi dispiace che io faccio qualche indicazione delle cose che sono capitate. La prima che ho dinanzi è la cattura e la deportazione di oltre 600.000 soldati italiani. E quanti non sono tornati? Migliaia. La persecuzione a cittadini indicati come contrari o la persecuzione agli ebrei. Ecco, cito dei fatti che io ho visto da vicino. Gli uni nel momento in cui capitavano e gli altri
in una commemorazione da capo dello Stato che non dimenticherò mai. La strage degli ebrei ha avuto l'inizio a Meina, un centro che è sul Lago Maggiore. Degli ebrei furono di notte presi, a volte legati a due col filo di ferro, ucciso uno e buttati nel lago. Forme dolorosissime, tragiche, che si sono poi verificate in altre circostanze. A Roma la deportazione della comunità ebraica. Poi gli scioperi. Nella primavera del 1944, questa volta gli scioperi presero il triangolo industriale Milano, Torino, Genova. Ebbero un successo non piccolo, ma ebbero anche conseguenze paurose, perché i fascisti chiesero l'appoggio dei tedeschi, i tedeschi portarono anche l'SS, ci furono deportati molti, la maggioranza dei quali, da Mauthausen, da altri campi di sterminio, non tornarono. Poi ci sono i rastrellamenti paurosi della Pasqua del 44. 150 fucilati partigiani, 200 spediti in questi luoghi di sterminio. Il ricordo ha un nome, la Benedicta, nelle zone fra Genova e Alessandria, più in territorio di Alessandria. Ricordo che fu proprio nell'estate 44 la fucilazione su Piazzale Loreto di 14 partigiani. Ricordo a Torino, c'è un bellissimo libro che ho letto più di una volta, Fiori al Martinetto. Martinetto è la zona del Tirasegno, dove avvenivano le esecuzioni. La fine di marzo furono, evidentemente per una spia, furono arrestati il generale Perotti, più 7 altri che componevano il comando militare di tutto il Piemonte, dei partigiani. E il 5 di aprile, 20 giorni prima della liberazione, furono fucilati al Martinetto. Un nostro collega parlamentare, che essendo arrestato per altre cause, ma sempre per la causa della lotta di liberazione, nella notte si era presentato in carcere chiedendo di parlare al comandante tedesco e gli chiese di sostituire il generale alla fucilazione del mattino dopo. Fu decorato di medaglia d'argento, forse allora se fosse stato di un altro schieramento avrebbe avuto quella d'oro, ma comunque ho fatto un'elencazione. Vi devo dire che ero capo dello Stato quando si celebrò i 50 anni della liberazione 10 anni fa e per me fu veramente inimmaginabile quello di andare a tutte le manifestazioni e prese la parola in tutte le manifestazioni. Però oltre quelle ne feci decine e decine altre, perché l'elenco dei luoghi dove sono state persone impiccate, persone fucilate, popolazioni distrutte in un modo o in un altro, questo elenco è interminabile, è incredibile. Io sono stato chiamato a firmare medaglie al valore 1900 dal 92 al 99, pensate che distanza dal 46, dal 45, 46 assemblea costituente, per aver scoperto, mi capitò un paese del centro-sud, in questo momento non ricordo il nome, dove manifestazione, un fatto di eroismo, era poi rimasto nella cerchia degli amici, non avevano fatto un gran baccano, c'erano dei testimoni, fu fatto un accertamento più di una volta. Questa serie
di vittime, di eroi, di sacrificio, di sangue. È rimasto un nome famoso vicino a Roma, il brigadiere Salvo D'Acquisto, questo ragazzo. Quando i tedeschi volevano fucilare parte della popolazione perché avevano avuto uno o due feriti, che pare poi fosse avvenuto per un'imprudenza loro, e allora si presentò dicendo che era colpevole lui, una pagina che si aggiunge alle tantissime e che, se vi capita, se non l'avete già fatto, trova una sintesi sublime in un volume splendido che raccoglie le dichiarazioni dei condannati a morte, un documento incredibile. Tutto questo patrimonio si chiama le nostre radici, le radici della nostra libertà. E quando i tedeschi si ritiravano, due nomi se ne potrebbero fare tutti quanti, Marzabotto e Sant'Anna di Stazzera, massacri a centinaia, travolti innocenti, veramente una mattanza, una cosa incredibile. Miei carissimi giovani così pazienti, ci sono tre momenti nella nostra storia che nessuno potrà separare uno dall'altro. Il primo è questa lotta di resistenza, il no alla dittatura fascista, il no. Questo patrimonio prima e il patrimonio dopo l'8 settembre. Perché è importante? Perché di qui discende la Repubblica. Si potrà, per polemica politica, cercare di dividerle, tempo perso. Non c'è un mestiere più infame e inutile che quello di cambiare i fatti. Tre momenti, 25 aprile, dunque la liberazione, e il comitato, il CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, decise prima che si votasse, questo a mio avviso, voi che avete studiato certamente il periodo dei comuni, che è un periodo ricchissimo della nostra storia, prima la libertà ritornò nei comuni. Marzo del 46 si è votato per i municipi, per i comuni. E quindi il 2 giugno si è votato per la scelta istituzionale, monarchia repubblica, e con le compromissioni del re, era logico che la monarchia non potesse vincere. E furono eletti, io sono uno dei residui degli scavi di Pompei, e fummo eletti in 555, io avevo 27 anni, 555, per questo mi suonò un po' meraviglia che qualche anno fa, in quella stagione caldissima dell'altro anno, ci sono stati 5 parlamentari della maggioranza che salirono sulle vette per discutere la riforma. È vero che viviamo in epoche in cui le sintesi sono forti e si ragiona a pillole, ma insomma mi era parso che fosse una sintesi anche eccessiva. È nata la Carta Costituzionale, ha un marchio questa Carta. In questa Carta risorge come ha diritto la persona umana. Questo è il punto focale e questa è la distinzione tra la dittatura e la democrazia. La dittatura mortifica la persona. Fu detto e scritto, dei diritti primari è titolare lo Stato, il quale li dà come dono, li dà, quindi siccome sono i suoi può sospenderli in tutto o in parte. L'affermazione dei primi articoli, i primi 11 articoli della nostra Carta, dice che la persona umana, il cittadino, è titolare di diritti e partecipa alla vita dello Stato. Quegli articoli sono un dialogo
cittadino-Stato, quando l'articolo 2 c'è, la Repubblica riconosce, vuol dire che quando lo Stato nasce, e non nasce con la prepotenza, nasce perché i cittadini lo mettono al mondo, la persona genera lo Stato e lo Stato deve pensare alla persona, incominciando a quella più emarginata e più debole, per consentirle di camminare e tenere il passo con gli altri. Questa è la concezione. E se la Carta proclama i diritti della persona, è splendido. Ma che cos'è la politica se non la capacità di fare in modo che quei diritti scritti diventino realtà vissuta per tutti i cittadini il più possibile? E questo è un tema che non si estingue mai, perché è un divenire continuo. Quindi lo spazio per una politica con la P maiuscola attende voi giovani, comunque schierati, a difendere i valori, i diritti, la dignità della persona umana, fino a quell'incantevole diritto che è l'uguaglianza di tutti davanti alla legge, sino a quella pacificazione religiosa che dice che tutte le religioni hanno pari dignità, sino a quell'articolo 11 che dice l'Italia ripudia la guerra, che è formidabile. Perché l'Italia ripudia la guerra? Perché il diritto internazionale prevede solo la guerra come legittima difesa. Perché sarebbe folle leggere scritto diritto di aggressione. Allora c'è il diritto di rapina, il diritto di omicidio, e si va in un mondo, mi pare, molto diverso da quello civile nel quale vorremmo vivere. Ecco, mi fermo qua. Vi ringrazio.